Dietro ogni progetto di inclusione per un beneficiario del reddito di dignità, probabilmente c'è una donna che cresce un figlio da sola o un padre di una famiglia numerosa, qualcuno che si occupa di un anziano o di un disabile. Red è per te che vuoi metterti nel mercato del lavoro e anche per te che vuoi rafforzare la tua impresa o il tuo ente attraverso l'attivazione di un tirocinio finanziato dalla Regione Puglia. www.red.regione.puglia.it. Il bene di tutti è un bene per noi, perché noi siamo tutti. Bentrovati. Quest'oggi avremo modo di presentarvi la maniera in cui si potrebbe tagliare e offrire il nostro pandoro. Davanti, come ben vedete, abbiamo un pandoro. Io cercherò in maniera semplice di tagliare il pandoro a strati. Si comincia così. Questa è la prima fetta. Naturalmente bisogna tagliare con molta delicatezza perché il pandoro è molto soffice e quindi se questo non lo si fa rischiamo di non far venire fuori una stella. Questo è il secondo strato. In questo modo stiamo dando l'idea. Stiamo per arrivare quasi all'ultimo strato. Vi chiederete, beh, d'altronde non è che sia una scoperta, però è un'idea che molte casalinghe vorrebbero realizzare. E questa è la base. Vi posso suggerire anche un altro modo, nel senso che lo possiamo farcire se piace con una crema chantilly oppure con della panna. Andiamo avanti. Posizioniamo il primo strato. Per renderlo più gustoso e decorato, possiamo colgo l'occasione per augurarvi